Nell'ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli si parla dell'arrivo di Paolo a Roma come prigioniero. L'Apostolo, pur potendo abitare in una casa per conto proprio, ha un soldato fisso che lo sorveglia giorno e notte. È carcerato. Paolo, però, pur essendo in catene, non cessa di parlare di Gesù a coloro che vengono a visitarlo. E questa condizione di vita durerà per lui 2 anni, fino al martirio. Ho pensato che alcune nostre situazioni che viviamo possano essere equiparabili a delle prigioni, nel senso che è impossibile uscirne fuori o modificare in meglio il modo di viverle. Come lo sono per Paolo, però, sono anche per noi il luogo dove Gesù ci chiede di continuare ad offrire una testimonianza di fede e di amore, nonostante le contrarietà e le sofferenze che incontriamo. Ma cosa si intende per prigione? È innanzitutto quella condizione difficile di vita che non abbiamo scelto, ma che dobbiamo per forza vivere. È quando certe vicissitudini che accadono ci fanno sentire intrappolati, impotenti, senza via di uscita. È dove a volte siamo costretti a vivere insieme a chi non sopportiamo, sia per motivi di carattere che per l'arroganza del suo modo di fare. È un tempo in cui la sofferenza non sembra finire mai e perdiamo quindi la speranza che tutto possa tornare ad essere come prima. In questo senso si possono considerare come prigioni, per esempio, la solitudine di chi, perdendo gli affetti più cari, si chiude in se stesso, rifiutando ogni conforto. La malattia, quando sappiamo che ci sono poche speranze di miglioramento o di guarigione. Le quotidiane ostilità e prepotenze degli altri in ambito lavorativo o familiare. Certe forme depressive che ci isolano da chi vive accanto a noi perché non siamo compresi né creduti nel nostro star male. Il non capirsi più nella coppia e non accettarsi quando viene a mancare la fiducia e la stima reciproca. Sono queste alcune delle forme di prigionia presenti intorno a noi, le quali, tuttavia, è possibile affrontare con serenità e pace, se, confidando nell'aiuto e nell'amore del Signore, accettiamo dalle sue mani le sofferenze e le difficoltà che stiamo vivendo e le riconosciamo come luogo da Lui scelto per offrire la nostra testimonianza cristiana. Si può essere però tentati di pensare che simili prove siano difficili da conciliare con una serena vita di fede, perché com'è possibile rimanere sereni e in pace in mezzo a tanto patimento? Com'è possibile, infatti, preoccuparsi prima di tutto del Signore e dei fratelli, quando siamo tormentati dalla sofferenza che non dà tregua, dalla tristezza che opprime, dal logorio continuo
per l'incomprensione di chi ci circonda, dal non poter realizzare i nostri progetti e desideri per una vita normale, dal non vedere uno scopo, un senso in quello che ci è capitato e siamo costretti a vivere. Sembrerebbe in effetti più logico risolvere prima questi problemi e poi riprendere con più serenità il cammino col Signore. Invece è vero il contrario. Infatti, come Gesù ha raggiunto l'apice della sua potenza salvifica proprio nel momento della sua massima debolezza e sofferenza, cioè nel suo annullamento sulla croce, così anche per noi l'apparente impotenza che si manifesta in ogni nostra prigionia diventerà il culmine del nostro dono d'amore. È proprio vero che qualsiasi testimonianza di fede, quando nasce dall'ascolto della parola del Signore e dalla coerenza della vita, ed è vissuta accettando i limiti e le povertà della nostra esistenza umana, non potrà mai rimanere imprigionata. Ma diventerà fin da ora, se unita alla croce di Gesù, fonte di pace e di serenità interiore, nell'attesa di entrare un giorno con Lui nella gioia infinita e nell'eterna beatitudine del suo regno d'amore.